to loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want. Eccoci di nuovo insieme, amici di Rete 8, amici di A Cena Con, per conoscere da vicino, sempre dal ristorante da Bacone a Pescara, un calciatore della Pescara Calcio, questa sera in compagnia di Gigi Cuppone. Ciao Gigi, buonasera. Ciao, buonasera a te. Grazie a te per aver accettato il nostro invito, questa è una delle specialità della casa qui del ristorante da Bacone, che dopo la trasmissione potrai assaggiare. Gigi Cuppone e Pescara, ti dico subito questo binomio, che cosa mi rispondi? Lasciamo stare il calcio, la città. No, è una città che si assomiglia tanto da dove vengo. Da dove vieni? Da Lecce. C'è il mare, si sta bene, è una bella piazza, è una bella città. Ci sono tante cose molto simili, quindi mi sto trovando veramente bene. Quindi sei esperto anche di piatti tipici? Sì, sì, questi piatti diciamo piacciono? Che mi piacciono, sì. Gigi Cuppone, quanti anni hai, Gigi? Ho 25 anni. Quindi possiamo andare indietro di 15 anni. Gigi Cuppone a 10 anni, che piccolo calciatore era? No, Gigi Cuppone a 10 anni era... A Lecce, sì. Sì, a Lecce. E sono cresciuto nelle giovanili del Lecce da quando avevo 7-8 anni. E ho fatto tutta la fila del settore giovanile. E andavo al campo che era una mezz'oretta da casa, quindi tanti sacrifici. E dove sei di preciso? Proprio Lecce? Io no, sono di mezz'ora un paesino, dal campo, sì, no? Sono di un paesino vicino a 30 minuti da Lecce, che si chiama Neviano. Quindi ogni giorno facevo mezz'ora di strada per tanti anni. Ma già correvi così tanto in campo come adesso? Sì. Ho sempre corso tanto nel campo. Sempre attaccante? Sì, sempre attaccante. No, ho fatto sempre attaccante. Noi sì. Abbiamo raccontato tante storie a cena con gli ultimi sono due anni. Con anche attaccanti, mi ricordo, io facevo il portiere, oppure portiere io facevo un attaccante. Invece tu sei sempre sono sempre stato, sì, attaccante. Mi è sempre piaciuto fare gol, giocare lì davanti. Ho sempre avuto come idoli tanti attaccanti, quindi sì. Sono dai, diccene subito uno che Alberto dietro la telecamera, lo saluto, Alberto Capo, è curioso. Da Juventino sono cresciuto, bravo. Che mi piaceva tanto Del Piero, però mi sono tanto innamorato anche di Cavani del Napoli. Comunque te li sei scelti bene, Cavani poi c'è una bella corsa, quasi come la tua. Sì, no, mi piaceva tanto come giocavo, perché il primo periodo di Cavani al Palermo e di Cavani a Napoli era, diciamo, un ragazzo che sì, correva tanto, si dava tanto da fare per la squadra, quindi mi piaceva lo spirito che aveva. Quindi, ma Facundo Lescano ha detto più volte, siamo leccesi io e Gigi Cuppone, ma tu l'hai adottato oramai Facundo, è di Lecce? Sì, no, ormai di Lecce. È di Lecce. 100%? Non è più argentino? No, 100%. 100%. Qual è il piatto tipico a Lecce? Questo? Sì, ci piace, cioè nel senso a Lecce c'è tanto pesce crudo e a me piace tantissimo, vado via dal pesce crudo, dal dolce che è il pasticciotto. Ah, pasticciotto leccese. Però col fisico che tu non te lo puoi permettere. No. No, ogni tanto? Ogni tanto quando scendo riesco ad assaggiarlo, quindi per fortuna scendo poco, quindi lo mangio poco. Ma a proposito di Lecce, andiamo un po' ai tempi di oggi, ma Baschirotto, Umtiti... che difesa che avete? Sì, no, quest'anno il Lecce sta sorprendendo tantissimo e mi piace tanto la voglia che ci mette in campo, cioè, si vede che hanno tanta fame, tanta voglia di lottare tutti insieme e poi quest'anno Umtiti sta dando una grossa mano. Ma tu sogni di vestirla quella maglia oppure hai preso altre strade definitivamente? No, credo che per ogni calciatore sia il sogno giocare nella piazza dove sei nato, dove sei cresciuto, quindi chissà un giorno magari... Hai raccontato Gigi Cuppone piccolo che faceva tanti sacrifici per andare allo stadio di Lecce per allenarsi, ma quando ha capito che da grande faceva il calciatore Cuppone? Pian piano vedevo che nel settore giovanile del Lecce ogni anno facevano una selezione e ogni anno vedevo tanti miei compagni che purtroppo non venivano riconfermati
Io per fortuna ogni anno, grazie anche alle mie capacità, sono stato sempre confermato fino a quando sono arrivato in prima squadra. Lì, vedendo i calciatori che da piccolino, no, erano Tuoi idoli. i miei idoli, sì, perché mi è sempre piaciuto vedere il Lecce e lì ho incominciato a crederci veramente tanto. Ma chi erano qualche giocatore della prima squadra che ti ricordi quando sei Il andato tu? primo periodo, sì, che sono arrivato in prima squadra, c'era un grande calciatore che era Miccoli. Ho avuto il piacere di giocare insieme a lui Chi e correva vedevo. di più? Più Correvo io. di Miccoli? No, correvo io per lui, perché Ah, giustamente ok. quando hai di fianco dei giocatori del genere è giusto che corri tu più di lui, Ma in sembra. allenamento quando faceva dei sprint chi ce n'aveva di più? Lui era Era rapido. rapido, rapido e aveva un tiro che difficilmente ne ho visti di avversari e di compagni di squadra come lui. Cupone che va via da Lecce, ecco, raccontiamo adesso un po' la tua carriera prima di arrivare a Pescara. Sì, io sono andato via da Lecce dopo che ero aggregato in prima squadra, avevo 16-17 anni. E un giorno a gennaio mi arriva la chiamata del direttore che c'era l'opportunità di andare a Carpi. E In che serie? il Carpi quell'anno stava in Serie B e stava lottando per vincere il Contro il campionato. Pescara. Contro il Pescara. E Carpi quella, di Castori? sì, di Castori. E io incredulo perché credo nel settore giovanile del Lecce pochissimi calciatori sono, specialmente in quegli anni che il Lecce era sceso in Serie C, e pochissimi ragazzi andavano via dal settore giovanile. Io, che ero un po' aggregato in prima squadra, però facevo parte del settore giovanile, sono rimasto contentissimo, quindi ho accettato. Sono andato a Carpi, che ero stato aggregato in prima squadra, e ho avuto l'onore di vedere una squadra vincere il campionato. Poi in Serie C hai sempre fatto tanti gol. Io riguardo le ultime stagioni, Caserta hai segnato tanto. Lo scorso anno sei arrivato a gennaio a Potenza, sei quasi andato in doppia cifra con metà stagione. E quest'anno sei partito forte a Pescara, poi i gol sono venuti un po' a mancare. Cominciamo a guardare questa stagione in casa biancazzurra. L'inizio è stato super. Partiamo da lì. Sì, l'inizio è stato veramente, come hai detto tu, super. Siamo partiti forti, siamo partiti con tanta voglia, si vedeva e l'abbiamo dimostrato. Poi purtroppo c'è stato un blackout di fine novembre, inizio dicembre, dove abbiamo fatto un po' di fatica. E quello che speriamo tutti è che con questi gli ultimi tre risultati, diciamo, di fila, che stiamo facendo, di riprenderci e di tornare a quel Pescara che ha convinto e che faceva piacere alla piazza. Ma perché Gigi Cuppone è un po' sceso di rendimento? Pure fisicamente. Oh, Molti dicono che fisicamente sia un giocatore di Serie A, per come corre. fisicamente sì, sto benissimo. Purtroppo a volte ci sono dei periodi in cui hai un po' più di difficoltà. Mi sono messo a disposizione anche della squadra, facendo anche l'esterno lì a destra, che per un destro non è Dall'inizio hai fatto quel ruolo. sì, per un esterno destro giocare destro non è diciamo facilissimo, ecco. Quindi diciamo che ho trovato un po' di difficoltà nella seconda parte di stagione, che può essere che le squadre studiandoci hanno trovato E giuste le giuste contromisure. Ti contromisure. voglio fare qualche esempio di questa stagione, Gigi, e un complimento a papà, se me lo permetti, se posso. Sì. Allora, partiamo da Foggia. L'hai perdonato di Pasquale? Sì, no, l'ho perdonato, ovviamente sono cose che succedono. Ci abbiamo giocato contro Contro. poco fa, quindi ci ho riparlato, mi ha richiesto scusa, quindi purtroppo sono cose che succedono che nel mondo Tutto del calcio, risolto. quindi sì, tutto risolto. Dicevo dei complimenti a papà perché? Perché prima della partita di Potenza, e poi voglio ricordare proprio quella partita, viene un ragazzo, viene la partita e mi fa: sono il papà di Gigi Cuppone. E io gli dico: il fratello di Gigi Cuppone, è uguale a te, papà. Siete Sì, coetanei. mio Fai complimenti. padre, grazie. Sembra tuo fratello. Mio padre mi ha dato la forza da quando ero piccolino di crederci veramente, perché vedevo nei suoi occhi, lui ci credeva tanto in me, quindi vedevo nei suoi occhi questo. E quando ti parlo di sacrifici è proprio grazie alla mia famiglia, specialmente a mio padre, Sei riuscito a fare il che calciatore. E poi Potenza hai segnato e non hai esultato, per ricordare un po' l'anno sì, passato. come detto tu prima, io l'anno scorso sono arrivato a Potenza in un momento, credo,
per la squadra incredibilmente brutto. Avevano 15 punti, io sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, quindi il primo di febbraio, e avevano 15 punti ed eravamo ultimi. E da lì siamo riusciti ad ottenere una salvezza diretta che credo che sia stato un miracolo. Mezzo miracolo, sì. Quindi anche per il rispetto per i mesi precedenti, io mi faceva piacere non esultare. Oh, poi c'è un episodio di poco tempo fa che poteva cambiare anche un po' questo momento della tua stagione, anche quello del Pescara. 0-0, pronti via, ti dà una bella palla tutta a Crotone, palo interno, poi succede cose che non si vedono poche volte nel calcio, palo interno, la palla sta per entrare e esce. Sì, palo interno, ha preso l'altro palo ed è uscito. Sì, questo a volte è pure il momento dell'attaccante. No? Dove... Non ci avevo fatto caso che aveva preso anche l'altro palo, aiuti a dire. Sì, ci sta che a volte un attaccante alla prima palla che tocca fa gol, quando a volte non sei tanto fortunato. Fai gol, prendi palo, fai gol, la palla entra e cambia anche il risultato in una partita molto, molto difficile come quella di Crotone. Che meritavate di vincere? Sì, abbiamo fatto veramente bene, purtroppo è stato un episodio il secondo tempo che sono stati un po' fortunati sul colpo di testa, quindi dispiace perché... Ci crediamo tanto, ci credo anch'io, spero di sbloccarmi il prima possibile perché so che posso fare tanto. Senti, sincero, Gigi, è arrivato nel ruolo che hai occupato tu da inizio stagione, Merola, che è un mancino naturale. Ti pesa un po' questa concorrenza? No, anzi, secondo me la concorrenza nel gruppo serve tanto anche per alzare il ritmo e l'intensità negli allenamenti, quindi avere tanti giocatori nel reparto offensivo può essere solo un bene per la squadra. Crotone lasciamolo stare perché Pescara l'ha affrontato due volte e meritava sicuramente di più, però questo in ottica playoff è un bene. Tu conosci bene anche gli altri gironi, c'è qualche squadra che ti preoccupa particolarmente in ottica playoff? Guarda, conoscendo la squadra che siamo noi e conoscendo anche il campionato che sono tanti anni che lo faccio, posso dirti che il Pescara veramente può far bene nei playoff. Dobbiamo essere bravi ad arrivare alla fine della stagione e al top, perché possiamo veramente giocarci contro tutti i playoff, ecco. Non mi fa nessuna paura queste le squadre che potrebbero esserci, perché veramente siamo una buona squadra e possiamo far bene. Allora io, Gigi, ti ringrazio, ti faccio un grande in bocca al lupo per il futuro. Questo Grazie. Adesso è tutto tuo, questo piatto qui al ristorante da Bacone. Anzi, permettetemi di salutare Carmine, torna presto Carmine, mi raccomando, qui al ristorante, tuo ristorante, ti aspettiamo. Gigi, hai detto Del Piero, hai detto Cavani, un giocatore di oggi che ti rappresenta, che ti piace particolarmente? Anche se sei tifoso della Juve, vai a... Sì, no. Lui corre come te. Lui corre tanto, quindi... Corre tanto. Vabbè, ti auguriamo il meglio. Grazie. A Gigi Cuppone, grazie a Alberto Capo, riprese e montaggio, grazie al ristorante da Bacone, grazie a Max Mucciante. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre a cena con giocatore del Pescara. Ciao, buonasera. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away.